Io partirei dalla suddivisione del lavoro in pannelli per evitarci il problema del trasporto. Ho pensato di inserire all'interno di ogni elemento, ogni pannello, una porta, varcando la soglia che apre su luoghi mai visti né sconosciuti, incontrando noi stessi, immaginati, riflessi, reali nella fisicità che attraversa lo spazio e un tempo che non avrà mai fine. Saranno pannelli dell'altezza di 1,60 m, 1,60 m, in legno ocumè, quindi resistono alle intemperie, possono stare tranquillamente all'esterno, perché voi sapete che con l'ocumè si fanno le prue delle barche. Ogni forma, ogni pannello è comunque suddiviso secondo la regola della sezione aurea. Io direi che su questa base si tratta di porte situate su, montate su pannelli. Lo scopo del pannello è quello di permetterci di montare ogni singolo pezzo senza dover, in qualche modo, perché per il trasporto, dover prendere un mezzo di trasporto troppo grande. Quindi scegliamo un elemento modulare, suddividiamo ogni parte della porta e soprattutto scegliamo quale di questi particolari possono essere in un materiale diverso. Io ho pensato ad un materiale riflettente. Perché? Perché lo specchio comunque ti chiama in causa colui che ci guarda, perché si ritrova nell'opera stessa. Trovarsi nell'opera è un atto di considerazione anche da parte nostra, soprattutto per il tema che abbiamo deciso di affrontare. Ho pensato alle porte in questo modo, perché era un po' quello che ci eravamo detti l'ultima volta e gli schizzi che voi mi avete mandato si inseriscono perfettamente all'interno di questi varchi, di queste soglie. Quindi vi invito a inserire la vostra idea all'interno della porta. Potete prendere... Sì? Siamo vincolati a una tecnica oppure possiamo scegliere noi? Scegliete la tecnica e io vi spiego. Ok, anzi mi organizzo, organizzo il tavolo di lavoro perché mi sembra anche giusto, insomma. Se avete bisogno di pennelli, ci sono pennelli, ci sono spatole. Io direi di provare a fare dei campioni. Chi vuole cominciare con la tempera uovo, perché il tuo lavoro era in tempera uovo? Bene. Linda sta aprendo il guscio, facendo fuori uscire tutto l'albume, perché lasciare l'albume cambierebbe il risultato di questa tempera uovo. Ora passerà l'uovo nella mano, così, e farà scivolare tra le dita la calanza, quella parte di pelle che, mescolata al colore, fa marcire il colore, quindi non lo fa durare nel tempo. Ora ruota nell'altra, basta, nell'altra, benissimo, perfetto, piano piano. Allora, la difficoltà che stai trovando, basta, prendilo tra due dita. Vai, prendi di più, sì. Non far scendere la vellicina. Ok, possiamo buttarlo con l'albume, qui. E adesso fai questa operazione, scivolare il tuorlo d'uovo dal tovagliolo, perché si è rotto, dall'alto, senza far cadere niente altro che il prezioso oro giallo. Alza, 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 alza. Basta. Naturalmente questa è acqua distillata. Sì. Perfetto. Allora abbiamo messo del bianco di zinco e adesso Linda metterà dell'acqua distillata. Perché l'acqua distillata? Perché l'acqua distillata le permette
di far durare il colore di più, no, è priva da è distillata, è purissima. Poi dovresti preparare un'emulsione, acqua e uovo. Adesso prendi con la siringa alcune gocce, ma va più che bene. Adesso puoi portare avanti il tuo bozzetto e valutare se questa tecnica, che veniva utilizzata anche per la pittura murale, è adatta a questo tipo di lavoro per il tuo particolare. Il colore che sto testando è il punto medio delle tonalità che sono all'interno di questi lavori. Non sono mai prevedibili, ecco perché prima dicevo che non è possibile al 100% trovare il colore. Quando ne vedremo uno, potremo verificare quanto sto dicendo. Ci sono miriadi e miriadi di tonalità e mai e poi mai si può realizzare lo stesso colore. Ci vuole una grande esperienza, ci vuole il tempo atmosferico, che significa? D'estate è più semplice trovare quel colore, il colore giusto. Adesso io sto facendo tutte le tonalità che ci sono in uno di quei lavori, perché si possono ricreare, no? Che cosa racconta quel colore? Racconta il tempo che è andato, il tempo perduto, il tempo passato. Adesso la cosa bella sarebbe fare una prova, prendere un po' di cera. Questa è una cera fatta con l'essenza di arancia. Vedete la buccia dell'arancia? Si vede la buccia dell'arancia, lasciate essiccare. Poiché è naturale, la tocco con le mani, non succede niente. Prendo il mio pennello e guardate, non ho la possibilità di usare un fornello qui. E quindi guardate come cambia il colore, guardate, per rispondere a colori naturali o no, guardate come si è scurito, no? Ognuno di voi ha fatto un bozzetto diverso e molto connotato, bene? Quindi sarebbe curioso aprire un pannello per vedere quello, a parte che lo possiamo vedere lì, in quell'opera lì dedicata a Santa Lucia, ecco, in quel lavoro lì si vede quello che ho detto. Ecco, se ci avviciniamo al quadro di Santa Lucia ci accorgiamo che io ho fatto esattamente una piccola parte delle infinite sfumature che ci sono, ok? Guardate come, cambiando lo strumento, il pennello, guardate, la superficie è perfetta, non viene neanche un segno. Guardate, vedete? Spazzola. Questa è la spazzola di una volta. Vai, vai, continua, metti un po' di cera e fai qui questa rarefazione. Oddio, ma non mi viene voglia di lavorare, non mi viene voglia di venire di qua, dai.